L'escursione di oggi è in Piemonte, in Valsesia, con partenza dall'Alpe Gazza, da Popovello, e arrivo al Colle Baranca e il lago omonimo e Villa Priglia. Lì è la partenza, sono circa 700 metri di dislivello. E prima di farvi vedere il sentiero volevo ringraziare chi si è iscritto al mio canale e chi lo farà guardando questo video. E adesso vediamo com'è. Questo bivio si sale sulla destra. L'acqua potabile sia presente dove si posteggia la macchina e si parte, sia all'Alpe Selle dove sono presenti due fontane. È sempre meglio però portarne anche una scorta. Questa è la mulattiera che sale, si passa di fianco a questo alpeggio e si prosegue. Tra poco siamo arrivati al lago che è dietro di lì, mentre in alto non si vede tanto, ma qui c'è la bandiera col rifugio. Ormai manca poco, si continua a salire su mulattiera, ecco il rifugio e in cima alla cascata c'è il lago. Dopo circa un'ora e 3,5 km siamo arrivati al lago Baranca, là in fondo si vedono i ruderi di Villa Priglia. Di fianco al lago si può salire sulla destra al rifugio o proseguire verso l'Alpe Selle. Alle mie spalle ci sono i ruderi di Villa Priglia, che fu costruita da un architetto di Borgosesia a inizio Novecento e fu acquistata poi da Vincenzo Lancia, che la chiamò Aprilia come una delle sue macchine. Fu distrutta nel 1944, alla fine della seconda guerra mondiale, e ci sono due versioni, secondo alcuni da un bombardamento tedesco, secondo altri fu incendiata perché era sede dei partigiani che frequentavano molto la zona perché era l'unica strada percorribile per la Svizzera. Adesso torniamo, ma passiamo prima dal rifugio. Anche l'escursione di oggi è finita, andata e ritorno sono circa 9,5 km. Grazie per aver guardato fin qui e buone camminate!